this. This is humanity. Into rising sentence. Ed eccoci, siamo alla fine di questa bellissima cavalcata di sport. Abbiamo spolverato tutti gli sport che sono presenti sulla piazza, perciò è stata anche una bella cosa in quanto si è potuto sapere quante persone guardano anche gli sport minori e specialmente quanti ne hanno acclamati, perché abbiamo sentito dei numeri abbastanza alti, perciò vuol dire che l'interesse è anche oltre il calcio e oltre gli sport che tirano per tutte le domeniche. Una vostra impressione tanto per la giornata, e poi quanto lavoro vi ha dato cavalcare questo grande assenso di punti, mettere lì ognuno alla volta per quello che è. Tanto mi date poi così i vostri nomi insieme e mettiamo tutto in linea. Benissimo, allora l'iniziativa era molto semplice. Si trattava di ritagliare dal nostro quotidiano il coupon che tutti i giorni pubblicavamo e portarlo alla redazione Spezzina della Nazione. Per quanto riguarda i numeri, è vero, sono altissimi, perché neanche noi ci siamo mai aspettati che arrivassimo a 220.000 coupon ritagliati e portati in redazione nell'arco di 6 mesi. Vuol dire semplicemente circa 30.000 coupon al mese, 1.000 coupon al giorno, sono numeri davvero fantascientifici. Non ce l'aspettavamo, sono state votate tantissime discipline, ha vinto a sorpresa la danza sportiva, tutti si aspettavano il calcio, e invece attraverso una grande cordata, tutti gli allievi della Racconto Latino e della New Dance Academy si sono uniti e hanno sbaragliato le altre cordate. Sì, sì, sì. È stata proprio una battaglia a due tra due ballerini, sia nei senior che negli junior, cioè sia negli over 18 che negli under 18. È stata una bella avventura, perché contarli tutti non è stato semplice. Abbiamo cercato di farlo spesso, quotidianamente, a volte siamo trovati con decine di migliaia di coupon arretrati, ma quello era, ce lo aspettavamo, è successo nella parte finale del concorso, perché molti hanno tentato la sortita finale, cioè la sorpresa, molti hanno portato i loro taglianti soltanto negli ultimi 10 giorni, allora siamo rimasti un pochino spiazzati. Sicuramente un grosso apporto, anche perché vuol dire che dietro ci sono delle famiglie, dei grandi gruppi che vivono e tengono alto anche il valore, perché dobbiamo mettere tutto su un piatto della bilancia. Non è che lo sport non costa, costa poco, ma costa, perché l'avvicinamento alla palestra, qualche soldo per spostarsi, per andare a fare le gare, per girare, perciò questo è impegnativo anche da parte delle famiglie di chi li sostiene. Un bel premio. Ma sì, in effetti la cosa che più ha caratterizzato questo concorso è l'assoluto dilettantismo dei partecipanti. Infatti forse non è un caso che non ci siano professionisti in questo concorso.
non è un caso, come ha detto Marco, che la danza sportiva abbia vinto, perché ha tantissimi iscritti che però appunto pagano tutto di tasca propria. Lì infatti il professionismo non sanno nemmeno cos'è, e anche nel calcio abbiamo visto che però i vincitori sono stati dei ragazzi normalissimi, dei bambini e dei giovani. Non ci sono stati appunto voti per chi, attenzione, non che questi valgano meno, però quando si parte dal basso, il lettore veramente che sceglie può veramente dare i voti a chi vuole, e in questo caso questa è la dimostrazione, perché Marco, io l'ho visto contare valanghe di italiani, è stato veramente lui quello che ha perso più tempo di tutti, bisogna riconoscerglielo. Veramente non abbiamo mutato di una virgola quello che è stata la volontà del lettore, questo è importantissimo. E poi del resto questa cerimonia odierna lo ha dimostrato, perché la partecipazione e l'entusiasmo è stato davvero davvero caloroso. Sicuramente io dicevo in cronaca, mentre voi parlavate e davate il premio, il riconoscimento, che ha vinto lo sport, ha vinto proprio la lettura, ha vinto la lettura, perché tramite la lettura si è arrivati a tirar fuori quel ragazzino particolare che giocava, e l'hanno notato tutti quelli che l'hanno votato l'hanno notato, se no non l'avrebbero votato. Perciò la lettura ha aiutato anche questo ragazzino a essere tirato fuori. Che cosa hai trovato di strano mentre arrivavano segnalazioni particolari sui coupon? Qualche aneddoto particolare c'è stato, non so, magari è più bravo, non so, qualche informazione. Sì, qualcosina è successo. Intanto c'è da dire che molti, la maggior parte, lo portavano i coupon a mano in redazione, ma c'era anche chi ogni due o tre giorni spediva una raccomandata con dentro 5 coupon, 6 coupon, pochissimi. Dunque ha mandato, nell'arco di 6 mesi, ha mandato 30 raccomandate, 40 raccomandate, solo per fare avere i voti al proprio beniamino. È stata, poi vabbè, ci sono tante persone che scrivevano ogni volta, ormai, a parte che io li conosco perché scrivo di sport, ma comunque dopo la prima volta che era stato scritto il suo curriculum sarebbe importato. Lui ci sono state delle persone che in tutti i coupon scrivevano il curriculum completo a penna, a mano, dell'atleta che votavano. Qualcuno invece è stato più intelligente, ha cercato invece di metteva i timbri, si è fatto un timbro e così evitava di scrivere a mano 1000 volte lo stesso nome, 2000 volte lo stesso nome. Vincitore 19.000 erotti. Per chiudere questa bellissima giornata, che penso avrà il suo risalto, e noi anche noi cercheremo di metterlo, perché in fondo è giusto che sia così. La nostra città è stata premiata oggi proprio attraverso la nazione, e tra i più piccoli e fra i lettori. Il lettore ha premiato la nostra città in maniera esagerata, perché i numeri parlano chiaro, sono altissimi, sono di più di una cordata di un picco, sono di più di una cordata di una partita di volley, insomma questo è un valore aggiunto. L'unione fa la forza, infatti mettendo insieme tutti gli sport siamo riusciti a avere, come dicevi giustamente tu, questi numeri importanti, e soprattutto poi è un proseguimento, perché già l'anno scorso c'era stato il baby sportivo e abbiamo voluto fare quest'anno anche il senior, e vedo che anche quello ha avuto successo. Per l'anno prossimo chi lo sa, già il sindaco ci ha promesso che andremo al campo montagna, vuol dire che sarà un ulteriore allargamento della base, diciamo. Sì, perché poi veramente ringraziamo infatti i nostri lettori, non so se anche il nostro responsabile della redazione Spezzina, Marzio Puglio, vuol dire due parole, mi sembra. Sì, perché poi il merito in primis è suo, che ha creduto in questa iniziativa, e quindi gli darei volentieri la parola. Grazie, il merito è loro, ovviamente, di tutta la squadra, di tutta la redazione. E, niente, avranno detto già, penso, immagino, tutto loro. Non si sente, perché è stata una giornata veramente di grande valore. Grazie mille, ringrazio tanto. Per noi è importante questo, perché l'obiettivo era proprio mettere in luce le tantissime discipline che vengono praticate in questa città, in questa provincia, che è unica, perché veramente io vengo da un'altra provincia, ma qui ho trovato proprio un amore, una passione per lo sport in tutte le sue sfaccettature, che
non avevo mai visto, cioè, non c'è solo il calcio o gli altri sport diciamo più accreditati, il basket, il volley, si va veramente dall'arrampicata sportiva al muzzerone fino alla canoa fluviale sul Vara, c'è cioè di tutto, il torrentismo, veramente tantissime discipline, quindi e poi bello anche l'aspetto dello sport tra virgolette minore che emerge come la danza sportiva e mette in evidenza appunto atleti come Giacomo Pagano, Melinda Rodosti, che praticano tra l'altro all'interno della danza sportiva anche balli completamente diversi, perché uno fa come dicevi tu latinoamericano, lei fa hip hop, e quindi insomma che i due vincitori assoluti siano questi personaggi di uno sport considerato minore, secondo me è bello, è un valore aggiunto, ecco. Prego, lascio la parola. No, lo spunto per un'altra riflessione, perché in fondo voi scrivete articoli minuti per ogni volta che un ragazzo è presente in una, perciò anche l'articolo minuto ha veramente fatto un grande seme, vi ha dato veramente grande risalto, perché poi in risposta sono arrivati i coupon, sono arrivati le votazioni. Un sogno nel cassetto vostro? Ci piacerebbe, a me piacerebbe dare ancora più spazio, avere la possibilità di dare ancora più spazio a questi sport, io insisto molto, tra virgolette minori, perché è un universo semi sconosciuto. E sarebbe bello proprio riuscire a dar loro una vetrina quotidiana, ci stiamo provando, perché noi facciamo una pagina in più quasi tutti i giorni in cronaca, che è La città e lo sport, è inserita all'interno della cronaca, quindi non è neanche nel fascicolo sportivo, in cui cerchiamo di dar voce proprio a questi atleti che altrimenti rischiano di finire nelle brevi, insomma in articoletti piccoli, e invece cerchiamo di dar loro una vetrina più ampia, quella che meritano. Il mio sogno e fare un giornale che dia voce, ecco, anche a questi sport, oltre ovviamente al calcio, eccetera. Io non posso che aggregarmi perché a questa idea, perché a me piace molto scrivere di calcio, sì, perché lo Spezia è la squadra della città, ma quello non vuol dire. Però mi piace scrivere appunto dal biliardo alla scherma, passando per tutti gli sport minori e anche rimanendo sempre in tema calcio, anche di tutto quel calcio che magari non ha i 3, 4.000, 10.000 spettatori a vederli, che magari ha solo la fidanzata, a volte neanche quella che si gioca sui campi di fango, ora ce n'è più pochi, giocano tutti sul sintetico anche quelli del calcio minore, però quelli sono grandi calciatori, anche loro. Benedetto. Ecco, abbiamo passato tante, sì, infatti, su tanti campi di calcio, ecco. E in alto e in basso, è vero. Col calcio già stiamo cercando di dare risalto, infatti noi trattiamo, al di là dello Spezia, molto bene anche la seconda categoria, che è il campionato più basso. Caro Armando, la terza non c'è più, ti ricordi? Ai nostri tempi c'era la terza, adesso non c'è più, quindi non possiamo più scriverne. Il calcio giovanile, ecco. L'augurio è di poterlo fare anche con gli altri sport, perché oggi ad esempio abbiamo scritto del nuoto, che troppo spesso però viene relegato nel dimenticatoio. La pallanuoto, oggi abbiamo avuto il presidente della Proreco qui, la Proreco è la squadra più forte, una delle squadre più forti del mondo, ora farà la finale di Champions League, non è mica da tutti i giorni, e ci sono dei ragazzi che a Spezia fanno pallanuoto e si stanno impegnando. Oggi tra l'altro non è potuto essere qua con noi Bassani, che è stato convocato nella nazionale giovanile di pallanuoto, che è il figlio di Giorgio Bassani della Marina Militare, che gestisce la piscina della Mori, quindi anche lui purtroppo non è potuto essere qua, ma è un nome in più che leggerete, ora non so quando uscirà il servizio, domani sul giornale, perché è stato convocato in nazionale, me l'hanno appena detto. grazie ragazzi, auguroni, alla prossima, e sempre viva lo sport, grazie.